Allora, un video dà un'idea di Alessandro Guerra, che l'altro giorno mi chiama e mi dice: dobbiamo fare un video sulla Nutella. Non sulla Nutella, ma sui biscotti della Nutella. Sapevo che stava succedendo un po' di marasma con questi biscotti perché, vedi, su tutti i social, la gente che sta impazzendo per questi biscotti, non si riescono a trovare, eccetera, eccetera. Quindi, giustamente, Alessandro mi dice: secondo me dovresti farlo e spiegare come mai non si trovano. Partiamo dal principio. I biscotti alla Nutella sono dei biscotti che fondamentalmente sono dei frollini con dentro la Nutella, quindi niente di nuovo. Che cosa c'è di nuovo? Cioè che sono dei biscotti fatti dal brand Nutella. E il brand Nutella ovviamente è molto amato in tutto il mondo, quindi già questa è una vittoria assicurata. Però, se ci pensate bene, anche i Biaredi sono dei biscotti e c'è dentro la Nutella. Quindi perché la gente per quelli non è impazzita e per i frollini alla Nutella sono impazziti? In realtà le spiegazioni sono molteplici. Il brand è amatissimo, quindi primo check, il secondo una campagna marketing efficace su mezzi di comunicazione come pubblicità sulle televisioni piuttosto che le radio e anche probabilmente sui social. Ma quello che ha fatto veramente la differenza è ciò che il buon vecchio Robert Cialdini ci dice essere uno dei pilastri fondamentali del marketing, ovvero la scarsità. Che cos'è la scarsità? È rendere un prodotto difficilmente reperibile, come ad esempio dire per le prime 1.000 persone. Riducendo la disponibilità del prodotto si inizia a creare un hype. Il principio è come quello dell'oro, ovvero l'oro ha un alto valore perché ce n'è poco. E questo è un po' il concetto e il principio che sta rendendo questi biscotti alla Nutella così famosi. Ma è possibile che la gente stia impazzendo per questi biscotti alla Nutella? Sì, anche perché quello che avviene se c'è della scarsità del prodotto è che le persone si sentono speciali se ce l'hanno. Ok? Quindi paradossalmente avere un biscotto e essere riuscite a comprare un biscotto ti fa sentire speciale. Oggi, prima di girare questo video, sono andato al supermercato anch'io, ho detto: ma li compriamo sti biscotti alla Nutella, così ce li abbiamo, ve li faccio vedere, magari li assaggiamo anche insieme. Però sono andato al supermercato e non li ho trovati. Ho preso però questi, i Baiocchi. Non è una pubblicità, però dopo vi spiego anche perché li ho presi. Perché Alessandro aveva fame e quindi ci serviva qualcosa da mangiare. No, a parte gli scherzi, sono andato al supermercato, come vi dicevo, ho chiesto, non vedendo i biscotti alla Nutella disponibili sullo scaffale, sono andato a chiedere se c'erano. Però prima di andare a chiedere ho notato una cosa. Dove dovevano esserci sullo scaffale i biscotti alla Nutella era pieno di altri snack della Nutella. Quindi anche questo non pensate sia fatto a caso, perché comunque lo spazio sugli scaffali, i brand lo comprano. Ritornando al discorso di prima, ho chiesto se c'erano i biscotti alla cassiera del supermercato e la cassiera mi fa, vedendomi con i Baiocchi in mano: ma li hai assaggiati? E io ho detto: sì, li ho già assaggiati, in realtà i Baiocchi sono molto più buoni. E lì ci siamo messi un po' a ridere e ha iniziato a raccontarmi di cosa fanno le persone nel suo punto vendita per andare a prendere questi famosi biscotti. E a livello psicologico è proprio quello di cui vi parlavo prima, no? Il sentirsi speciali. Persone si fanno 25-30 km per venire a prendersi i biscotti e vedere se ci sono. E mi diceva che li mettono sugli scaffali alle 8 di mattina e già alle 10 sono finiti. Ciò vuol dire che proprio c'è una corsa, ok? Proprio l'istinto della corsa all'oro. Quindi, effettivamente, secondo voi, perché le persone vanno a comprare questi biscotti alla Nutella? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e se li avete provati, che cosa ne pensate. Ricordati di iscriverti al canale. Per oggi è tutto e ricordati di rimanere customer centric. Ciao!